Ciao a tutti, allora, solo pochissimi minuti di video, ci tenevo a fare comunque gli auguri di Natale perché tra una cosa e l'altra oggi è il 23 di dicembre, quindi siamo lì. Mi spiace non esserci, ma capirete che è un periodo abbastanza frenetico. E diciamo che non è che mi sia neanche tanto sentita di fare, insomma, di fare video. Non è stato un anno facile, però, e non sarà un Natale facile, però comunque sarà un Natale di speranza. Ci sono le bambine e sì, ci sono tante cose successe, tristi o brutte o dolorose, però ce ne sono tante altre belle e rispetto anche ad altre persone. Insomma, ho avuto tanto, quindi è comunque anche un Natale di ringraziamento. Mi manca fare video. Vi dico solo che oggi e ieri sono i primi giorni in cui io nell'ultimo mese mi sono truccata. Poi da quando ho fatto il trasloco i trucchi sono l'ultima cosa che ho sballato e dopo appena riesco a sistemare un po' vi faccio vedere qualcosina della casa che è comunque insomma abbastanza confusionaria ancora, però diciamo che più dei 50 scatoloni che c'erano non ce ne so, ce ne saranno 4-5 da aprire, poi da sistemare determinate cose. Per il resto io sto abbastanza bene. Poi c'è qui mia sorella, quindi mi dà lei una mano con le gemelle che da oggi sono in vacanza. Io invece adesso vado in ufficio e oggi è l'ultimo giorno. E poi fino al 7, dalla mattina alla sera, con le gemelle che hanno vissuto questo trasloco, insomma, in maniera un pochino. Sì, sono molto entusiaste, questo è vero. Sono molto entusiaste, però sono anche abbastanza capricciose. Ci stiamo lavorando. Sono due e sto facendo abbastanza fatica, però le regole ferree o si danno adesso o dopo diventa impossibile quando crescono. Quindi mia sorella mi ha portato un sacco di campioncini e poi mi ha portato le cose da provare, tipo questo è quello che su oggi e non è male. Mascara. E, sì, vabbè. Un po' mi manca fare video, quindi spero di avere un po' di tempo per sedermi e chiacchierare un po'. Pensate che ho aperto uno scatolone, ho trovato la busta dei prodotti feriti che mi ero portata nel trasloco, anche i prodotti finiti. E che altro dirvi? Allora, vi auguro un sereno Natale. Sembra una frase fatta, non lo è. E quando sarete lì a tavola, perché ci sarete lì a tavola, e puntualmente si starà per accendere un dibattito su una qualsiasi cosa, perché le famiglie quando si riuniscono litigano. Non ce n'è. Vi potete amare tantissimo, ma alla fine a Natale si litiga sempre, o si discute, o si. Comunque, dei verbi ci sono. Lasciate correre, lasciate correre. Divertitevi, godetevi il pranzo di Natale, godetevi la tombolata e sorridete come tutti gli anni, quando al primo numero della tombola ci sarà qualcuno che dirà Ambo, come su Io ti maledico, perché c'è sempre uno che dice Ambo quando viene tirato fuori il primo numero della tombola. Spero, credo che ci sentiremo sicuramente per gli auguri di Capodanno, perché gli auguri di fine anno della regina sono come, insomma, una cosa tipo un messaggio del Presidente della Repubblica, ecco. Però, insomma, mi sono fatta. Non c'entra niente con il rossetto che ho messo oggi, però ho fatto questo rosso. Ho le mani che sono disastrate dopo il trasloco, vedete? Tagli e cose varie. E questa casa ha le scale, quindi è a due piani. Quindi
quindi faccio anche workout. Però insomma, vabbè, non so nemmeno dove la, cioè non mi sono pesata. Sto andando un po' avanti così alla San Frasso. Quindi questo è quanto, 5 minuti di video che col cellulare si caricherà circa 6 ore e mezza, però non potevo fare altrimenti perché la videocamera è ancora in un borsone. Quindi io vi saluto, buon Natale e divertitevi, siate felici, provateci almeno. Ciao!